Grazie, grazie a voi tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie al vice sindaco, grazie all'assessore Di Stefano che ha voluto fortemente e unitamente all'amministrazione comunale questo, questo evento. Grazie alle amiche e agli amici presenti, grazie ai giornalisti. Grazie ai giornalisti presenti perché la voce. <coughs> La voce che c'è sull'Africa e sulla povertà è anche grazie ai giornalisti e alle giornaliste che hanno il coraggio di, di raccontare la verità. Purtroppo tro, troppe volte è taciuta la verità, troppe volte è taciuta. Io ringrazio ovviamente anche la città di Avezzano, ringrazio la comunità marsicana perché tutte le volte che noi abbiamo fatto delle iniziative a favore dell'Africa e per la povertà, la Marsica ha sempre risposto in maniera forte anche con gli insegnanti, anche con le scuole, quindi una terra sicuramente fertile non solo per i prodotti che produce ma fertile anche per la capacità che ha nell'ambito della solidarietà e nella difesa dei diritti umani. Io sono tornato qualche settimana fa dall'ultima mia missione umanitaria a Goma, la mia 54esima missione umanitaria e insieme a me c'era un vostro compaesano, un vostro conterraneo che è qui, Gianluigi Zauri, che quindi chiaramente lo voglio dire, come ci sono state anche altre persone della città di Avezzano che hanno partecipate alle missioni e che ringrazio, vedo Natascia, vedo Mara e tante altre persone che comunque hanno dato il loro contributo. Io non voglio essere lungo nel rappresentare la cosa anche perché immagino che qualcuno di voi, vero Raffaele, voglia fare qualche domanda ma anche qualche intervento delle persone presenti, delle amiche e degli amici. La situazione in Africa non è assolutamente cambiata, io ovviamente parlo di quello che conosco in Africa, di Goma, la situazione è peggiorata. È peggiorata per due ragioni rispetto alla zona di cui sto parlando adesso, per l'esplosione del vulcano Niragongo e per la, la pandemia. Non possono più entrare gli aiuti umanitari, si ha difficoltà ad entrare e quindi di conseguenza tanti bambini stanno morendo. Ho avuto l'onore di incontrare per ennesima volta Denis Moueghe il 27 luglio a Bukavu e abbiamo parlato come sempre di pace, di diritti umani e così via. È stato un incontro bellissimo, l'avevo già incontrato qualche tempo fa, due anni fa, poi l'avevo rincontrato a Roma e poi ci siamo rivisti di nuovo a Bukavu. È stato veramente bello questo incontro, abbiamo parlato di quello che accade nel mondo. La povertà non è una calamità, la povertà non è un terremoto, la povertà non è un uragano, la povertà è l'alterazione dell'essere e dell'ingiustizia dell'avere. L'ingiustizia dell'avere significa che bisogna dire con voce forte, forma, forte, ferma e sicura che ci sono persone che mangiano dieci volte al giorno e persone che mangiano una volta ogni dieci giorni. Questo è intollerabile. Bisogna avere il coraggio di dire che 40 ultramiliardari hanno la ricchezza equivalente a quella di 4 miliardi di persone. Questo è intollerabile. È intollerabile che ci siano dei bambini che bevono nelle pozzanghere. È intollerabile che ci siano dei bambini che non hanno un pugno di riso per potersi sfamare. È intollerabile, è intollerabile vedere le donne che soffrono, piangono perché non hanno nulla da far mangiare, da dar da mangiare a questi bambini. Io ne ho viste di tutti i colori in 54 missioni umanitarie, in Ruanda, in Burundi, in Senegal e nella Repubblica Democratica del Congo. Ma vedere i bambini che entrano dentro gli ospedali, che vengono curati e che poi una volta curati e guariti non possono uscire perché non hanno i soldi per pagare le spese sanitarie, questa è un'offesa alla dignità umana. Perché non possono nemmeno scappare, perché saltare un recinto o una recinzione significa che cosa? Significa rischiare di essere sparati addosso. Ho visto i bambini soldato non me li hanno raccontati i bambini non ce li hanno raccontati vero Mara, vero Gianluigi i bambini soldato sono quei bambini che fanno parte di comunità africane che vengono presi alle famiglie vengono violentate le mamme e i papà e le sorelle vengono presi e vengono portati nei campi dei bambini soldato vi racconto solo un rito di iniziazione del bambino soldato uno Ce ne sono diversi. Si danno due mitra. Uno carico a un bambino, uno scarico all'altro bambino. Di solito si dà quello carico alla persona che io individuo essere la persona più forte. Gli si chiede loro di sparare, di uccidersi. Ecco il primo rito di iniziazione. Il bambino che ha iniziato a uccidere l'altro si è incattivito e diventa... Pronto a qualsiasi cosa. Ovviamente viene drogato, viene dato dell'alcol per farlo, per non farlo ragionare durante l'attività e durante i saccheggi. Ci sono anche le bambine soldato, non sono solo maschietti. Ci sono anche le bambine, sono quelle più agguerrite, perché nella maggior parte dei casi diventano le amanti dei capi guerriglieri del, delle zone dell'Africa, soprattutto della Repubblica De Democratica del Congo, in Uganda e in Ruanda. Questa è la situazione. C'è il tema dell'immigrazione appena trattato. La mia posizione ormai è netta. La mia posizione è che in una casa di 100 metri quadri non possono entrare mille persone, ne possono entrare 100, ma non possiamo disinteressarci degli altri 900. Non possiamo disinteressarci degli altri 900. Se c'è qualcosa di superfluo in ciascuno di noi, Significa che c'è qualcosa di non necessario che, che qualcuno non ha il necessario. Perché finché un solo bambino al mondo non dispone del necessario, nessuno di noi ha diritto al superfluo, nessuno ha diritto al superfluo. Finché un solo bambino non ha una fetta di pane, non ha un piatto di pasta, non ha un piatto di fagioli, non ha un bicchiere d'acqua potabile, non ha 5 litri di... per poter... Per poter andare per poter bere e per poter fare una doccia. Vi faccio una simulazione. Questo è un borsellino che pesa circa 300 grammi. I bambini di 5 anni fanno questo gesto ogni mattina. Questo qui. Solo che dietro non c'è... Un borsello di 300 grammi, dietro c'è una tanica di 20 litri di acqua, 20 litri di acqua, portata per 5 chilometri da un bambino di 5 anni che deve fare dalla capanna al lago e dal lago alla capanna. Qui ci sono dei politici, ovviamente la colpa non è loro. La colpa è di chi è deputato a risolvere i problemi del mondo e non li risolve perché pensa solo alle tasche proprie e non pensa ai bisogni delle altre persone perché è pronto a farsi paladino delle povertà, delle giustizie, della difesa dei diritti umani e poi il giorno dopo sparisce. Il giorno dopo sparisce. Noi abbiamo consegnato, noi che siamo piccoli, abbiamo consegnato Tonnellate di, cibo, tonnellate di cibo alle famiglie. Abbiamo consegnato quintali di medicina alle famiglie, abbiamo consegnato le taniche alle famiglie, abbiamo consegnato le caramelle ai bambini, abbiamo consegnato i biscotti ai bambini, abbiamo consegnato utensili mestiere, da mestiere per insegnare un mestiere agli ex bambini soldato in un centro degli ex soldato, per, per gli ex bambini soldato. Quindi le cose si possono fare, si possono fare. Ovviamente questa sorta di, come dire, di ammonimento da parte mia non dovrebbe essere fatta qui, perché se siamo qui è perché noi siamo sensibili rispetto a questi temi. Però noi dobbiamo porci veramente questa questione. Io ho riflettuto tantissimo quando vedo... I ragazzi di colore e le ragazze di colore, che poi io sembra come se ce l'ho scritto in faccia. Sto con gli amici per Roma, stiamo vicini, quelli vengono tutti da me. E io dico: oh, Ma è possibile che venite sempre da me a chiedermi qualcosa? E io un euro l'ho dato a lui, mi state a dissanguare. Siete un'istigazione al suicidio per me e per mia moglie che mi vuole lasciare, per tutti i soldi che sto spendendo. Mi state rovinando la vita. Se non abbiamo i soldi da dare a questi bambini e ragazzi, chiediamoli almeno come si chiamano. Chiediamoli come ti chiami, da dove vieni. Chiedere a una persona come ti chiami significa dire a quella persona tu esisti, io ti riconosco come tale, ti riconosco come persona, ti riconosco come essere umano. E sentirsi dire vengo dalla Nigeria. Vengo dal Ruanda, vengo dal Chad, vengo da, dal Burundi, è una cosa importante per lui. Oppure guardarlo in faccia e anche scherzando dirgli: Mi state togliendo tutto dal portafoglio. Io non ho più i soldi, mi sono fatto tutto il, il, il circo massimo, mi avete, avete preso 20 euro. Non ho i soldi manco per l'acqua minerale. E loro sorridono perché sanno che la situazione è quella. Rivolgere la parola significa questo, qui ci sono anche le insegnanti, il ruolo della scuola è importante e ci sono tantissime scuole che fanno cose magnifiche, cose magnifiche, progetti belli, raccolte, i bambini vengono abituati ad aiutarsi a copiare. Io sono forse uno dei pochi pedagogisti che è a favore del copiato, quindi a dire ai bambini copiate e fate copiare, eccetera, eccetera però le maestre che litigano devono capire che poi non possono fare il progetto di educazione interculturale a fine anno cioè tu non è che litighi tutto l'anno con la tua collega e poi ti fai we are the world, we are the children alla fine dell'anno perché i bambini non sono delle amebe che non capiscono ma questi dicono, ma queste qui litigano tutto l'anno e adesso ci dicono che dobbiamo essere tutti fratelli e sorelle ecco questo è importante. L'educazione interculturale è fatta di cose semplici, di gesti semplici: del ritornare a saperci salutare, dell'arrabbiarci, ma immediatamente dopo essere arrabbiati, dopo 20 minuti, tornare a essere delle persone. Perché il rischio, qual è? Il rischio è che noi a volte siamo persone, a volte siamo esseri umani. Ci sono delle persone che non sono a volte né persone né esseri umani. Siamo troppo sbrigativi nei giudizi. Questo non vuole lavorare, questo mi toglie il posto di lavoro, questo non ha voglia di fare niente, questo puzza, ma questi fanno tutti questi figli, eccetera, eccetera. Questi sono dei giudizi sbrigativi che richiedono una maggiore capacità di approfondimento. Denis Mueghe mi ha detto, Francesco, il problema degli africani è che a volte, a volte voi che venite siete più africani di noi, perché a volte non sappiamo nemmeno difenderci. Denis Mueghe, sottoscorta, Denis Mueghe, premio Nobel per la pace 2019, ha operato, ha riparato 50.000 donne. E non vi, non vi ricordo e non vi rappresento le foto che ho visto donne spappolate, donne distrutte, donne massacrate, lui le ha riparate e il mondo si è accorto di questa figura straordinaria dandogli diversi premi, il premio Nobel, il premio Sakharov, eccetera, eccetera. Questo è importante, questo è importante. Questa pandemia ha tolto il, ha tolto il velo e ha tolto la maschera della, del, dal, dal volto dell'umanità. Io lo so come va a finire, non perché sono bravo, perché conosco l'Africa. Alla fine, quando finirà tutto e finirà questo virus, chi era ricco diventa più ricco e chi è povero diventa più povero. Questo è quello che accadrà. Questo è quello che accadrà. Sta finendo l'antropologia del villaggio. Stiamo diventando tutti egoisti, siamo mascherati, siamo narcisi. Siamo dalla mattina alla sera su Facebook a far vedere che stiamo mangiando la pizza da Mare e da Giovannino, pensando che a qualcuno è talmente interessato di capire dove te stai a mangiare la pizza tu. La domanda è quella, perché noi facciamo questa cosa? Perché noi facciamo questa cosa? C'è bisogno di visibilità, c'è bisogno di superamento dell'anonimato e così via. Per carità, libertà espressiva e tutto quanto, questo va bene. Però accanto ci deve essere un senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi. Rispetto al vicino. Per fare educazione interculturale non servono facce diversamente colorate, Africa, Asia, si può partire dal vicino di banco, partendo dal genitore che dice al figlio che la smetta di dire al figlio gioca col figlio dell'avvocato, gioca cuffi tu professore, non gioca cuffi di operai, cominciando da queste piccolezze, da queste piccole cose, dal dire a un bambino se sai fare qualcosa aiuta chi non la sa fare quella qualcosa quel qualcosa. La maestra, soprattutto le professoresse, io dico questo tanto io gli esami lo faccio orali all'università, quindi non ho nessun tipo di problema. Quando un bambino sta copiando, guardate dall'altra parte ogni tanto, non frustriamoci, non facciamo pagare ai bambini, ai ragazzi, le frustrazioni che abbiamo noi. Facciamo finta, anzi lo sai che gli diciamo, sei veramente bravo perché hai imparato a capire dove devi volgere lo sguardo. Però te lo consento una volta sola, massimo due, massimo due, massimo due. Da dove comincia la cooperazione? Da dove comincia l'aiuto? dalla capacità di ciascuno di noi, dal punto di vista filosofico e pedagogico, di guardare lo sguardo, chi è, più, chi è più debole verso il più forte nel senso di copiare e chi è più forte nel... Non che si mettono co, come facciamo noi alle medie con le braccia così per non farsi copiare, farci copiare, eccetera. Questo è importante. Nell'Africa si soffre, nell'Africa si, si muore di fame. Io capisco anche le frasi di quando le persone mi dicono... Anche qui c'è la povertà, è vero che c'è la povertà, però un po' di prudenza, perché chi non ha visto quelle scene, io gli auguro di non vederle mai, mai di non vederle, perché la, la pancia se no ce l'avrà piena di ferite, come ce l'ho io, come ce l'ha Gianluigi, come ce l'ha Mara e come ce l'hanno tutti quelli che sono andati lì. Come quelli che hanno visto il bambino steso a terra e il nostro referente, Benvenuto Casole, persona straordinaria, ci ha detto: Sta morendo di fame. E se non fossimo arrivati noi con due litri di latte, dopo mezz'ora sarebbe morto di fame. Perché si muore di fame, si muore di sete, si muore per febbre, si muore per malaria. Una scatola di tachipirina in una famiglia potrebbe salvare tante vite umane. Costa 3 euro, 4 euro, 2 euro, 5 euro. Questo è importante. Questo è importante. Prima l'assessore di Stefano faceva riferimento in maniera eloquente al tema del coltan, del cobalto, dell'oro, del petrolio. E aveva ragione. Dove ci sono dei cunicoli molto stretti, gli adulti non possono entrare. Che cosa si fa? Si sfruttano i bambini di 5 anni che stanno lì per 12 ore per 50 centesimi di euro al giorno. 50 centesimi di euro al giorno. 50 centesimi di euro al giorno. Uno stipendio medio a volte di 50-60 euro per una famiglia, anche per chi lavora, 50-60 euro. Con 25 kg di riso si sfama una famiglia per oltre un mese e noi ne abbiamo sfamate tantissime di famiglie, tantissime ne abbiamo sfamate e continueremo a sfamarle queste famiglie. Siamo nel mondo alla rovescia. Chi fa del bene viene anche minacciato di morte ed è quello che sta capitando anche a me, perché capita anche questo nell'Occidente, essere minacciati di morte per fare il bene agli altri, perché devi restare in silenzio e non devi raccontare la verità, perché così come ho ringraziato i giornali e i giornalisti all'inizio del mio intervento, vorrei dire che qualche telegiornale dovrebbe far vedere qualche servizio in più, invece di far vedere... Le star e le star lot, tutte le volte nel telegiornale o far vedere che hanno fatto un party in questa casa o in quell'altra casa. Forse fare un passaggio, non dico una volta al giorno, una volta a settimana, con un flash e ricordare guardate che succede nel mondo, forse non risolverebbe la situazione, però potrebbe, potrebbe sensibilizzare rispetto a questo tema rispetto a questo tema. Se 100 persone in un anno dovessero donare 10 euro, sarebbero 1000 euro. Noi con 1000 euro compriamo 1100 kg di riso e con 1100 kg di riso noi sfamiamo tantissime famiglie. 10 euro all'anno, non 10 euro al giorno o 10 euro al mese, sarebbero 10.000 euro, sarebbero 11.000 kg di riso. 11.000 kg di fagioli, 11.000 kg di, di, eh, di fagioli, di riso, di farina, eccetera, eccetera. Questo è. Vorrei dire che chi va con me in Africa non ci va con i soldi pubblici, ci va con i soldi propri, perché la, la beneficenza non si fa con i soldi degli altri, la beneficenza si fa con i soldi propri che tu non raccogli i fondi e poi ti paghi pure il viaggio per andare lì ed evito di andare oltre su certe polemiche. Cerchiamo di fare il possibile, ognuno secondo le proprie possibilità. Io vi porto anche i saluti di Denis Mueghe. Denis Mueghe mi ha detto Francesco, l'Italia è una nazione bellissima. È una nazione fortissima, ci avete aiutato tanto, ci avete aiutato a fare gli ospedali, ci avete aiutato a far operare i bambini, quindi l'Italia per lui, per loro, è una nazione straordinaria. Il nostro territorio, il territorio abruzzese, è una terra bellissima, di gente bella, di gente legata alla terra, chi è rimasto ancorato alla terra deve essere necessariamente una persona, una persona speciale. Io che dire, vorrei adesso raccontarvi tanti episodi ma che sono anche abbastanza crudi ed evito, ed evito di raccontarli, eccetera. Vi racconto un episodio anche simpatico sul tema della conoscenza e sul tema del, della prudenza nel, nel dire le cose. Mi trovavo a Bujumbura, nell'hotel Amaoro. Bujumbura è la capitale del, del Burundi. E attendevo dalle 14 Josef Abeba Josef Abeba è un anziano saggio, analfabeta ma saggio. Arriva alle 18, quattro ore dopo. Gli disse: Senti, Josef, ma mi hai fatto aspettare quattro ore? cioè, quattro ore. Questo arrivava con un bastone e mi ha detto: Scusa, ma sei venuto tu da me? O sono venuto io da te? No, sei venuto tu da me. Ma dovevi ripartire? No, dovevi stare qui? Sì. E allora perché te stai a lamentare? Stai tranquillo, adesso ci facciamo una birra. Io ho detto una, no una birra, dobbiamo prendere due birre perché dobbiamo fare cincin. Cin. Quando io ho fatto cincin cin, ho bevuto la birra e me la sono scolata in dieci minuti e lui ci ha messo un'altra oretta. Io ho detto Josef, qua ce l'andiamo a luna di notte, ma ha detto Francesco, hai bevuto la birra e hai fatto cincin. Cin. Ti faccio due domande. Che sapore aveva la birra e perché hai fatto cincin? Cin? Non lo so. Ma tu che fai una cosa senza sapere perché la fai? Voi occidentali fate le cose, a volte non sapete perché lo fate, lo sapete perché si fa il cincin, cin. perché quando noi facciamo cincin cin facciamo in un certo modo. Io ho letto qualche libro e tento di insegnare anche all'università, mi ha detto attraverso il cincin cin si mettono in atto i cinque sensi, il tatto, lo sguardo, l'olfatto, il gusto. Ecco perché si fa cincin. Il cincin è un modo per rimanere ancorati all'altra persona, all'umanità. Voi siete passati dall'abbraccio, alla stretta di mano, al pugno, al batticinque. Tra cinque anni vi salutate con lo stinco, se continuate così. Oppure vi salutate direttamente col tacco. Oppure non vi salutate per niente. Ecco, poi mi fece questa domanda. Mi disse Francesco quanti quadri hai a casa? Tu dici che sei uno studioso, che vieni in Africa, vuoi imparare, hai fatto qualche pubblicazione, ma tu sei venuto in Africa, ma a casa quanti quadri hai? Io dissi, di preciso non me lo ricordo, forse 8, 15, 20, 30. Francesco, ma tu non conosci casa tua? Vuoi venire a conoscere l'Africa, che è un miliardo di volte, 10 miliardi più grande di... Torna a casa, impara a conoscere casa tua e poi viene a parlare di Africa e gira e, va in, e non andare in giro a parlare delle Afriche, perché la Tunisia non è il Burundi, l'Egitto non è il Ruanda, ecco questo. L'Africa non è un sogno da realizzare, mi piacerebbe andare in Africa, la sogno da quando ero piccola, eccetera, eccetera. Oddio, l'Africa, io se vado in Africa faccio la rivoluzione, non si può fare questo. Non si può fare questo, è pericolosissimo. Quindi, se doveste avere una figlia o un figlio giovane, fatelo desistere. Perché non si scherza, bisogna andare con figure che sanno quello che fanno, con referenti sicuri nel posto. Perché lì rischi di essere preso anche per 10 euro se non è strutturata la missione e così via. Quindi, questo è il tema. Io ogni giorno cerco di fare del mio meglio anche sensibilizzando con Facebook. Mi invento le, le frasi, sbaglio anche i congiuntivi, lo faccio apposta per attrarre l'attenzione. Scrivo I love you e qualcuno in privato mi dice professore I love you. Non si scrive così e io faccio finta di essermi sbagliato. Eccetera, le tento tutte pur di sensibilizzare rispetto a questo tema. E così continuerò a fare. Gianluigi ancora lo sa, ma io. Adesso glielo dico a voi: no, io sto già organizzando se ci daranno l'autorizzazione e si potrà partire. La mia prossima missione si farà dal 28 di dicembre al 2021, al 12 gennaio 2022. Quindi sono prontissimo per ripartire. Perché, nonostante le cose che ho appena accennato prima, io non arretro neanche di un millimetro. Se c'è qualche persona che pensa con qualche frase, con qualche minaccia di potermi far arretrare, più mi vogliono far arretrare e più avanza la forza rispetto a questa cosa. Quindi sento il dovere anche di ringraziare, non avendolo fatto prima, la dottoressa Maria Laura Ottavi, che, è stata, che io, con la quale io ho stabilito, credo, un bel rapporto professionale facendo delle cose per questa straordinaria città, che ha dei servizi bellissimi. L'ha fatto sempre con passione, per me ha rappresentato che cosa? Sempre un punto di riferimento importante perché mi dava la sicurezza amministrativa e quindi io sono legato a questa città anche per questo, essendo stato insomma, consulente, aver dato un piccolo contributo rispetto a questo tema. Raffaele, io penso di aver detto le cose più importanti, non voglio tediare le persone più di tanto, se ci sono delle persone che vogliono fare qualche intervento... Le domande è bello dare la parola anche agli altri, perché sennò è il rischio che anche eh, i comizi insomma non vanno bene. Io vi abbraccio a tutti, <coughs> vi dico grazie. Grazie, perché qui c'è gente che oltre a fare le chiacchiere e mettere i cuoricini mi aiuta concretamente. Perché il rischio è che a me mi bombardano i tuoi cuoricini, uno pensa che sono una delle persone più amate al mondo, ma quei cuoricini si devono trasformare in concretezza. In concretezza. In concretezza. Perché se no mi dicono gli africani: a francese noi non ci mangiamo i cuoricini che ti mettono su Facebook. Noi quelli non ce li mangiamo, noi non ci mangiamo le parole delle dichiarazioni universali. Noi abbiamo bisogno di fatti concreti, stiamo morendo di fame. Stiamo morendo di fame, aiutateci e io sto facendo tutto il possibile affinché questo si possa fare. Pierluigi, grazie di cuore. Grazie, grazie di quello che hai fatto questo Grazie. Grazie a Pierluigi perché veramente eh, ce l'ha messa tutta, è stato lui il promotore unitamente all'amministrazione. Eh, ci siamo sentiti, ma l'ha voluto dire perché ha detto: La cultura non può fare a meno di, queste, di questi passaggi. Quindi l'ha voluto Pierluigi. Ci siamo visti anche con Raffaele che diciamo ci ha dato una grossa mano, e tutto quanto. Quindi eh, per lui, grazie di tutto. Speriamo di ritornare. Un'altra volta, voglio dire che questa città, l'ho detto anche all'inizio: unitamente ad altre città, Celano, Lugo de Marsa, eccetera, ha già fatto. Ha già fatto, eh? Quindi, io voglio dire che stiamo parlando di terre, di città, di paesi bellissimi che hanno dato già tantissimo per la solidarietà e per le missioni umanitarie. Quindi, grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Buonasera. Allora professore, noi eh, Francesco eh, spesso ci troviamo in alcuni eventi che organizziamo per fare mh, delle piccole raccolte, grandi raccolte, poi dipende sempre dalla partecipazione. L'ultima volta che ci siamo incontrati mi ha colpito molto e che questa sera forse si è dimenticato e quindi volevo ricordare questa cosa. Il professore quando è andato in Africa ha incontrato la vedova. Del, di Atanasio e vorrei tanto che il professore raccontasse anche quello il progetto che ha, um, è un progetto che avete fatto insieme quindi poi di domande riguardo l'Africa ce ne sarebbero tante però come dice lei la, o come dici tu Francesco e bisogna eh, alcune cose bisogna, bisogna viverle e, i bambini dell'Africa spesso questo termine ho capito che è inflazionato perché quando si parla dell'Africa, i eh, bambini dell'Africa è una vita che ci stanno questi bambini dell'Africa perché di solito questa è la risposta è più profonda la, la storia grazie Paola dunque quando ho incontrato Denis Mue che mi ha dato un importante encomio e ha scritto non lo volevo dire e ha scritto Francesco Cammina sulle orme di Luca Attanasio chiedendomi di portare questo documento alla, eh, alla vedova di Luca Attanasio che è Zacchia Seddichi. Io l'ho incontrata in un posto a Roma, ci siamo incontrati abbiamo discusso. Le ho chiesto eh, cosa si potesse fare per valorizzare, per, per onorare questa straordinaria figura che Luca. Atanasio e abbiamo eh, individuato delle strategie appunto per fare qualcosa insieme in memoria di questa straordinaria figura. Vi voglio dire che sono onorato anche di essere stato chiamato nel Last 20 che last20 è il Last 20, un progetto mondiale che sta scrivendo una pagina interessante che poi sarà consegnata a, ai G20 e nella conferenza stampa di Pescara ho detto che io mi rifiuto di scrivere qualsiasi documento se non c'è scritto all'inizio concretezza. Quindi io non parteciperò a nessun progetto e non parteciperò a nessun convegno, a nessun congresso, a nessun meeting quando si parla di povertà e di pace e non si fa altro che fare le colazioni, i pranzi, le merende e le conviviali serali. Quei soldi devono essere mandati ai poveri, non che si fanno le cose sulla fame e non si fa altro che mangiare. Grazie. Grazie professore, eh, un intervento sicuramente, ecco come dicevamo prima, che ha fotografato, anche se qui non abbiamo un monitor, un proiettore, sicuramente le sue parole ci hanno proprio raffigurato nella mente e penso nell'anima quello che lei ha visto con i suoi occhi. E, um, abbiamo parlato quindi di quelli che sono i bimbi soldato, abbiamo parlato del problema dell'educazione, abbiamo parlato dell'insegnamento, degli insegnanti che possono discutere e che poi, poi trasmettono messaggi di pace, del problema dell'egoismo e dell'individualità. E abbiamo parlato di concretezza. Ecco, prima eh, di passare un po' la parola a quelli che poi possono essere gli interventi. Eh, le volevo chiedere un po' quali potrebbero essere anche dal titolo di questa, di questa conferenza, no? quali speranze per il futuro. Queste azioni di concretezza, quali potrebbe essere il ruolo dell'Italia, anche dell'Europa, lei che è anche professore di scienze umane all'Università dell'Aquila, appunto, quali, qual, come vede lei una risoluzione che ovviamente non può essere una risoluzione definitiva, però o delle azioni di concretezza realizzate verso, verso queste, questa sofferenza, questa paura, questa solitudine e paura del futuro dell'Africa. Raffaele, questa è una domanda difficilissima, io cercherò di essere prudente per le ovvie ragioni che ho detto prima. L'azzeramento del debito pubblico dovrebbe essere il primo punto, il principale punto. L'allontanamento delle multinazionali da quelle zone, cioè la ricchezza della Repubblica Democratica del Congo è di 25 mila trilioni, trilioni di euro. Cioè, il Congo si ritiene che per risorse che ha è una delle nazioni più ricche al mondo. Il problema è che questa ricchezza non è la loro. Quindi l'oro, il cobalto, il coltan, il petrolio, le foreste dovrebbero, essere, eh, dovrebbero rimanere questa ricchezza nelle mani degli africani. Poi ci dovrebbe essere che cosa? Un senso anche di responsabilizzazione da parte di questi popoli. Bisognerebbe favorire la loro istruzione, quindi l'accesso all'istruzione da parte di tutti i bambini, la possibilità di andare a scuola, la possibilità di avere una vita serena. Se noi dovessimo immaginare il Congo, noi sicuramente lo immaginiamo come una terra martoriata ma lì non è che non ci sono le forze per garantire l'ordine, lì ci sono migliaia e migliaia di soldati della Monusco, ovvero dell'ONU, delle Nazioni Unite. Il problema è che, a mio avviso, c'è una certa disintenzione, non c'è un'incapacità, non c'è la voglia di volerlo risolvere il problema, perché uno Stato destabilizzato, uno Stato non stabilizzato, uno Stato non sicuro, è più facile governare ed è più facile depredare. Grazie professore, apriamo il concerto di interventi, prego Mara. Buonasera. Sì, anche Abramo voleva intervenire. Io non volevo raccontare oggi diciamo, la parte brutta, la parte negativa, però ho partecipato a una missione umanitaria a Goma, unitamente oltre a Francesco Baroni, a Gianluigi Zauri e Ramona Torretta. Oltre ovviamente a tutte le cose brutte che ha raccontato, volevo raccontarvi anche la parte bella, cioè che molte volte quei cuoricini si trasformano anche in, in bei soldini che permettono poi di fare degli interventi concreti, quindi di acquistare eh, cibo, strumentazioni e quant'altro, quindi sostenere gli orfanotrofi, il centro Quetum che è un centro sorto appunto due o tre anni fa oramai, eh, che provvede comunque al sostentamento di una popolazione nella periferia di Goma, una popolazione diciamo poverissima. Quindi, questa volta voglio raccontare questa parte bellissima di tanti aiuti che vengono proprio in virtù del fatto che sono un insegnante e lavoro con tante altre insegnanti a dei progetti interculturali che ci permettono anche di sensibilizzare veramente la popolazione e quindi di raccogliere dei fondi che poi ecco, eh, ho avuto modo di vedere come si trasformano. In, in concretezza, quindi veramente dan, dando da mangiare e sostentamento a questi bambini. Io volevo solo portare questa testimonianza oggi, quindi di, di, quelle, di quei supporti, di quelle parole che tante volte si trasformano in concretezza e che ci permettono di realizzare eh, insomma dei de bei interventi umanitari. Grazie. Grazie, grazie Mara. Eh, C'è qualcuno che vuole fare un intervento? Prego. Mi conosce bene, <ride> mi conosce bene. Io ogni volta adesso, quanti anni sono che ci conosciamo? E forse molti di voi, anzi quasi tutti, non conoscevate il barone quando l'ho conosciuto io. Vi dico solo che ha peggiorato, veramente ha peggiorato. E vabbè, questo ormai sei africano. Scusate la battuta, l'ho detto apposta, l'ho detto apposta. E ogni volta che mi trovo, mi trovo in un incontro anche di convivialità, però sempre finalizzato alla solidarietà, mi riporto a casa sempre qualcosa e delle riflessioni. Io non lo considero un uomo normale, anzi, a volte vedo qui che c'è anche un parroco che a volte impreco pure e mettendo in pericolo la sua vita e viene meno la responsabilità familiare. È nutri che va a Goma per aiutare le famiglie e poi mettere in difficoltà la propria famiglia. È un missionario. Quando ho sentito per Luigi, un ragazzo che adoro da piccolo perché mi porto questa solidarietà e per Luigi ammicherà, farà così, viene da un'educazione familiare che ai tempi ancora, i, i tempi veramente della, del missionario, si faceva con Don Antonio Sciarra. Chi di voi ha conosciuto Don Antonio Sciarra sa che poi torna e il cuore si apre. La stessa cosa che mi succede quando mi trovo con l'amico Francesco Barone. Come uomo di scuola, però, devo fare anche delle riflessioni. Io ero prima l'insegnante dei progetti e qui c'è la collega Angela Della Costa con la quale abbiamo condiviso tanti progetti, ma tantissimi. E tutto finalizzato al rispetto di se stesso, dell'altro e degli altri. E quando parliamo degli altri, parliamo, lasciamo questa parola brutta: pandemica, cioè globalizzata. È chiaro che viviamo adesso un momento di forte egoismo, dove prima il rifugio erano, era la Chiesa. Adesso Papa Francesco predica che ci troviamo in un momento dove dobbiamo riflettere molti e non tutti riescono a capire i messaggi che il Santo Padre ci fa. Quindi Don Antonio Sciarra ci ha insegnato chiaramente che dobbiamo pensare più agli altri. Tu non hai pensato alla tua famiglia, non hai pensato alla tua salute. E quindi adesso quando dico lo faccio da preside, perché da preside abbiamo fatto dei progetti, i progetti fici, però nei progetti fisi era finalizzato sempre quello di risvegliare le coscienze dei bambini per poi alla fine, e tu sei stato presente intanto... La coscienza era il bambino portatore di messaggi nei confronti della famiglia. Possiamo dire quello che ci pare, possiamo fare i progetti che vogliamo, alla fine però ci troviamo in un calderone sociale talmente globalizzato dove impera l'egoismo e dove il bambino si riporta dietro quello che sente dai genitori. Quindi noi ci troviamo in un momento, possiamo riflettere come me, però siamo un po' smarriti, smarriti. La fame che dici che sta, sta in Congo, sta fortemente adesso anche per questa pandemia che ci sono, vedi le cose chiuse, vedi la gente disperata, vedi quello che ti viene a cercare 10 euro la mattina per il pane e per il latte. Sta succedendo adesso qui. Però noi non ci fermiamo. Cioè, questa tua missione che fai con il cuore e poi insieme con Mario, con Gianluigi, eccetera, questo praticamente a noi veramente ci. Eh, per, parlo di me, ma parlo anche degli altri, ci, ci mette nelle condizioni di riflessione che vorremmo venire, tutti con te, vorremmo venire tutti con te. Il progettificio intercultura si deve fare nel sociale, si deve fare nella politica, si deve fare ne, in chi ci dovrà governare, perché noi siamo un sassolino, un sassolino, qui stiamo bene, riflettiamo, diciamo, ma poi usciamo fuori da qui e, e il mondo è diverso. Quindi mi fermo dicendo che lui è un irresponsabile e io amo i responsabili come lui perché ci mette nelle condizioni veramente di fare qualche cosa che quando andiamo la sera a casa abbiamo detto va bene niente che abbiamo fatto ma qualche cosa l'abbiamo fatto, l'abbiamo lanciato. Quindi l'intercultura deve essere a largo giro. Bravo il giornalista, brava la televisione, brava l'Italia che vince i campionati europei. Bravo tutto, perché ci vuole anche questo, altrimenti saremmo un, un popolo di disperati che ci andiamo a mettere la sera a letto ci facciamo sedere la croce mentre siamo a dire il padre nostro, siamo a pensare a quello che dobbiamo fare in un'appresso. Quindi ci troviamo in una situazione grave. La scuola sì, non buttiamo tutto sulla scuola perché la scuola sta in forte crisi. Con questi rinnovamenti che si fanno, lo dico come dirigente scolastico, che 45 anni sono stato a scuola, sono tutti disorientati perché i programmi sono diversi e perché si deve fare questo. Quindi siamo tutti strumenti nelle mani di una politica, di una politica che sta disorientando anche la parte della scuola, dove è il rifugio dell'educazione e della pedagogia che tu insegni molto bene. Il responsabile, sempre lo sei tu. E insieme con te noi continueremo a fare questo percorso della 54 missione, andiamo alla 55 a dicembre. Noi ci stiamo, Celano c'è, vedo Fernando, vedo tutti gli amici e ci saremo sempre. E questo io lo dico ancora perché lo dico sempre forte. Quando con la ho sentito la dottoressa Ottavio ho fatto un movimento eh, e, e mi fa male il collo, eh, nonostante che atleta eccetera la dottoressa Ottave la dottoressa si vede non come persone di quel partito è il partito del sociale noi abbiamo condiviso con lei progetti in quattro anni ne abbiamo fatto tantissimi era quella che ti dava serenità competenza e voglia di fare io ti ringrazio pubblicamente a nome di tutto che è da tempo che non ci vediamo però grazie veramente sei una risorsa per questa città insieme con questa amministrazione e se mi permettete, con il ragazzotto, eh, che l'assessore che veramente dà speranza alla solidarietà vera e concreta. Grazie a tutti e scusatemi. Grazie. Eh, ah, Chi vuole... Ok, facciamo parlare prima la signora. Prego. Come sta? Buonasera. A proposito di concretezza... Abbiamo davanti a un campione di concretezza, noi ci conosciamo da, da molti anni, abbiamo lavorato insieme anche per altre cose. Ecco, allora volevo dire questo, a proposito di globalità, a proposito di aiuto, io volevo farvi una proposta concreta. A due passi da qui, eh, vicino a Via Pertini, c'è una, una strana capanna eh, dove ci sono dei ragazzi. Eh, questi ragazzi, eh, io li ho visti per caso, passavo con la macchina e uno di questi sta, si stava lavando ad una fontanella, la fontanella che è in via, in via Pertini. Chiaramente mi sono fermata e ho capito che si stava, se si stava lavando lì c'era un motivo. Allora gli ho chiesto come si chiamava. Mi ha, chiesto, mi ha detto Giovanni, come possibile che tu ti chiami Giovanni? Mi sì, io mi chiamo Bubacar. Questo ragazzo si chiama Bubacar. Questo ragazzo vive in questa capanna in mezzo ai campi e ovviamente si trova nelle condizioni che immaginate. Non ha documenti, non, ha, non è stato vaccinato perché è un richiedente asilo che ha avuto dei diniego. Quindi adesso è in giro senza potersi rivolgere a nessuno e non ha niente da mangiare. Per cui ecco, vi chiedo in questo momento, pensiamo ai bambini dell'Africa, eh, quello che fa il, il professore, lo, lo seguiamo tutti. Eh, però vi chiedo davvero, per, eh, anche al, alla nostra amministrazione, a Laura, eh, facciamo un piccolo gesto per Abu Dhabi. Eh? Vi prego. Grazie. Grazie. Prego, prego. Buonasera, sono il parroco di Ortucchio. Io la conosco grazie alla professoressa Anna. Una domanda volevo fare: eh, qual è il rapporto con il centro missionario della diocesi locale? No? Perché eh, lavoro eh, con, gli, con gli altri sacerdoti, con il centro missionario e sento altre associazioni parlare. Questa non l'ho mai sentita. Quindi, al di là delle ideologie e dei credi, no? l'altro è, è il volto per noi di Cristo, con credo nella quotidianità. Quindi mi domandavo come mai non ho mai sentito l'associazione all'interno del centro missionario e che cosa posso fare per iniziare questo rapporto con la diocesi nostra, no? perché il motto del vecchio vescovo era proprio questo, guardare l'altro con gli occhi di Dio. Il nuovo vescovo che arriverà, Giovanni, la prima cosa che ha detto nell'intervista, non so se l'avete sentita, il suo obiettivo è quello di aiutare i poveri, allora... Sarà un, una gioia eh, lavorare insieme. Allora noi chiaramente lavorando fuori, quindi agendo in Africa, non abbiamo un contatto diretto no? qui con le, con le parrocchie, con le diocesi di Avezzano e con la diocesi di Avezzano e con le, le diverse parrocchie. è Capitato in qualche caso forse in qualche paese verso gioia? gioia dei marsi e così via. Io sono pronto per qualsiasi cosa. Però padre io voglio i fatti, non eh, le omelie. Ecco. Eh. Padre, io mi alzo. Io mi alzo di fronte a lei. No, io mi alzo di fronte a lei perché lei è rappresentante per me, io sono un credente. Io sono un credente, un po' razionale, ma sono un credente. Noi, io, come filosofo e come pedagogista, dico una cosa: la fede ha due direzioni, una verticale e una orizzontale. È ora di trasformare la fede verticale in fede orizzontale. Dice proprio questo. Però devo dire una cosa, in Africa io devo essere sincero, tante persone che dicono di esserci non ci stanno, però i sacerdoti e le suore ci stanno, ci sono, ci sono e stanno in mezzo alla povertà, stanno in mezzo alla miseria, stanno con i, i parroci e devo dire una cosa. Hanno pagato anche un carissimo prezzo i parroci in Congo, in Ruanda, eccetera, che si sono aperti. Quindi, per carità, carità l'impegno da parte appunto di, di figure importanti ecclesiastiche nei confronti dei quali io almeno, io almeno ho un atteggiamento sicuramente di rispetto totale. È mio dovere dire quello che penso veramente del, del professor Barone. Allora, io vedo tante, tanti spot che fanno vedere i bambini affamati e non li puoi guardare, non li puoi guardare perché tu passi oltre, cambi canale e basta. Il professor Barone mette sempre delle foto belle dei bambini, sono uno più bello degli altri, sorridenti. E come, già glielo ho detto, è come un genitore un genitore che fa vedere, ecco, come dici tu a Facebook, che facciamo vedere i nostri figli, i nostri nipoti, tutti belli, tutti ben vestiti e tutto, ma sappiamo noi quello che ci costa allevarli, farli grande, farli, farli studiare, tutto quello che, che dobbiamo fare come genitori, come nonni, come tutto. Il professore fa la stessa cosa, ci fa vedere bambini belli, ma lo sa lui che cosa ci vuole per tirarli avanti. Ed è questo che mi fa piangere di lui. Quando io vedo che gioca con i bambini e però gli occhi, i suoi occhi piangono, e anche per Pierlu Luigi, Gianluigi, come ti chiami? Non lo so. Stasera, quando l'ho incontrato e l'ho ringraziato, si è messa a piangere. Loro lo sanno, quello che passano. Quindi, noi, io personalmente, e tutti quelli che stanno qua oggi, e anche Anna, Anna anche Anna dei Medici, smette delle foto meravigliose. È il più bel giorno e il più bel buongiorno che ci dà la mattina alle 5, alle 3, alle 4. Quindi io penso che dobbiamo aiutare il professor Barone perché lui ci mette la persona, ci mette lui stesso, ci mette le sue braccia, le sue gambe, la forza che ha lui. Per noi ti aiuteremo sempre. La scelta che faccio rispetto ai bambini che non sono martoriati, non sono poveri, non sono violentati è che se noi abbiamo il dovere di coprire il volto dei nostri figli, anche quelli sono figli. E quindi io non faccio vedere quelle malattie lì, io non le faccio vedere lì, io faccio vedere quei bambini, ma come giustamente è stato appena detto, non è quella la realtà. La realtà non è quella. Quando vedete la maglietta con Roma Totti 86, lì ci sono sette anni di lavoro dietro per fare questa cosa qui. Mettere un bambino eh, malfamato, denutrito, eccetera, è facile per cercare no, di. però sì, va bene, è un richiamo importante e anche a volte giusto. Però secondo me in parte si va a vedere anche la dignità di un bambino sofferente, no? Un bambino che sta soffrendo, questo è. Professore, quindi direi che praticamente alla, alla paura, alla fame, alla sofferenza che segnala un po' la povertà, la risposta è l'amore, la solidarietà e la concretezza. In que, diciamo, almeno questi sono i temi che, eh, che abbiamo. E, volevo risentire un attimo, ecco, eh, Gabriele, eh, sì, sì, sì. e poi il preside Leonio, che è stato anche mio preside, quindi volevo anche. Un suo intervento e poi magari chiudiamo con l'assessore Perruigi. Io prima, di dare, prima sì. di dare la parola al professor Leonio, al dottor Ciaccio, eccetera, io una cosa vi voglio dire. Guardate quant... Noi stiamo guardando una platea bellissima che loro non possono godersi questo, questo, questo spettacolo. Questo non è casuale, questo è causale. Noi non siamo qui per caso, noi siamo qui per causa. La bellezza di questo è questo qui. Io non so, si legge, si sente addosso questa straordinaria, questa straordinaria cosa. Io, è bellissimo vedere gli amici, le amiche, i giornalisti, le giornaliste che sono qui e che ogni giorno martellano, chiamano. Grazie a tutti. Grazie Raffaele per questa chiamata, ma non sono assolutamente in grado di annettere valore aggiunto alle cose che ha detto Francesco, perché eh, vabbè, Francesco conosce il dolore, eh, conosce la geografia dell'orrore dell dell'Africa. Eh, Francesco è entrato nelle viscere più profonde del pellegrinaggio del dolore. E quindi aggiungere o annettere qualcosa significa veramente, come dire, perdere tempo. Solo una cosa mi sento di dire. Eh, oggi, leggevo che oggi sono morti per fame 34.000 bambini. Oggi sono morti per fame 34.000 bambini. Non c'è un vaccino. E c'è il riso, e ci sono i fagioli, e ci sono le patate, che diceva Francesco. C'è un vaccino per risolvere il problema dei 34.000 morti di fame oggi e tanti altri saranno domani e tanti altri dopo domani. Allora facciamo veramente qualcosa, e diceva Francesco, eh, andiamo nel concreto, andiamo nel concreto, facciamo qualcosa, spogliamoci di qualcosa. Eh, noi viviamo in una sorta di mondo che a me piace definire il mondo del cucù. Siamo tutti come dire, uccelli di legno che vengono comandati ad ore a segnare le ore della vita. Uccelli di legno che non pensano. Eh, Francesco non è un uccello di legno, Francesco è un uccello che vola in alto, tutti quanti dobbiamo essere uccelli, che volano in alto, che rompono questo meccanismo infernale. Per cui ci, siano, ci sono bambini che muoiono di fame tutti i giorni. Io sono presidente provinciale dell'Unicef, soffro questa cosa giorno per giorno, con i comunicati che mi arrivano tutte le mattine. Una situazione davvero drammatica. Allora eh, qualcuno parlava di atti di coscienza e di autocoscienza individuali, che sono importanti, perché questo serve a mobilitare le nostre coscienze, ma poi la mobilitazione non può servire e non deve terminare semplicemente nella, come dire, nelle nostre convinzioni personali. Poi ciascuno di noi deve rompere quel meccanismo che abbiamo dentro per cui noi ci godiamo la nostra vita e non ci frega un cazzo degli altri. Allora incominciamo a... scusa Don Incomin... ah, beh, è scappata. Quando ci va, ci va. E, e allora dicevo, ciascuno di noi deve imparare come dire, a condividere anche i beni che ha, a mettere a disposizione degli altri quello che ha, a, ad essere eh, dentro gli altri, insieme agli altri e camminare con gli altri. Francesco, noi comunque cammineremo con te, eh, perché eh, se abbiamo, camminiamo da tanti anni con te, però continueremo a camminare. E quando ti abbiamo detto, ti ho detto pure io qualche volta che sei un irresponsabile, te lo abbiamo detto con grande affetto e con grande amore, e quell'affetto e quell'amore che continuerà a, a, come dire, ad accompagnarti anche nelle prossime missioni. Avanti. Io, grazie ai due professori, a Abramo e a Ilio, devo riconvertire il concetto di irresponsabilità. Io temevo che fosse irresponsabile chi era irresponsabile e invece io pensavo di essere responsabile. No? Però rifletto anche questa cosa. A proposito del come siamo, come cambiamo eccetera, vi voglio dire anche per sdrammatizzare, vero Mara, vero Alessia, eccetera. Oggi un mio parente mi ha detto ma dove devi andare? E io devo andare ad Avezzano, c'è una conferenza. Ma ti presenti così? La sapete come mi ha detto? Sembri una persona anziana, sembri un rapper, un rapper uno che fa il funky, eccetera, eccetera. Io ho detto, ecco i luoghi comuni, no? Come, come cambiano le cose, eccetera, eccetera. Vabbè. Grazie, professore Gabriele. Prego, un, un intervento Beh, io. Um, Francesco veramente è cioè una persona che, che si ama appunto, in modo indeterminato, in modo assolutamente indefinito, perché tanto si è sempre la sorpresa. Diciamo parto tra un mese, ma insomma, dattene calma, no, va bene così. Si è detto tanto, io, uno dei progetti, alcuni dei progetti più belli che sono riuscito a realizzare in questi anni di collegamento tra scuola e azione, giocosa del teatro è il progetto Mondi Racconti è il progetto L'infanzia selvaggia. Io pensavo soltanto di giocare raccontando ai ragazzi le favole della Cina, del Sud America, dell'Africa e poi invece questa storia ti apre delle ferite, perché poi i ragazzi ti chiedono, ah però questa storia è bellissima, io non la conoscevo, allora poi cominciano ad andare più a fondo. L'esperienza che fece Michelo Selo con Kiriku è stata una delle più importanti che l'Europa ha fatto per il Senegal. Questo regista è riuscito a creare una render farm a Dakar facendo lavorare artisti e quel cartone animato è stato vincente sotto tutti i punti di vista. Immaginate che quel personaggio nasce da un mito del Centro Africa, Hirihu, che è il danzatore che danza più veloce del vento, e poi è diventato il bambinetto che corre più veloce del vento. E le varianti, cioè la insegni questa storia per cui le varianti dei racconti e delle fiabe. Questo libro che io conservo sempre con una preziosità proprio umana mi fu regalato da Romolo Liberale. Io non lo conoscevo, Sedar Sangor, perché ero un ragazzo, insomma, chi poteva conoscere questi grandi poeti? Per cui ci sono delle reliquie che fanno parte della tua prima giovinezza, della tua infanzia culturale, come si dice. E quindi oggi ti regalo queste poesie, Francesco, perché me l'hai chiesto, ma l'avrei fatto comunque al di là della tua, della tua richiesta diciamo, di partecipare. Proseguiremo quest'anno, ovviamente, variando il progetto Mondi Racconti, tornando sul problema delle donne, delle bambine, di tutto quello che accade non soltanto in Africa ma nel mondo. E poi di nuovo apriremo delle ferite. La bellezza del teatro è che le ferite poi riescono anche un pochettino a diventare delle belle cicatrici più forti. Io oggi sono qui dopo un momento brutto di questi giorni perché mi è scomparso Federico al quale io voglio veramente un bene infinito. Federico ci ha insegnato tutto del teatro. Sono scappato all'Aquila, l'ho visto e poi sono venuto qui da Francesco. Ecco, questo è un momento in cui una ferita brutta diventa una ferita bella perché ti leggerò delle poesie. E voglio fare un applauso a Federico Fiorenza, perché era polemico, era vitale, era aggressivo, ma era uno che il teatro l'ha costruito e l'ha amato profondamente e ci ha insegnato tante cose. Anche la sincerità di dire ascoltami, Assessore, ascolta me, ti voglio insegnare una cosa, perché ci è capace e chi non è capace. E noi dobbiamo imparare da queste persone. Beh guarda, io visto che abbiamo parlato e si parlerà molto delle donne, c'è questa bellissima che viene donna nera, donna nuda, donna nera, vestita del tuo colore che è vita, della tua forma che è bellezza. Nella tua ombra sono cresciuto, la dolcezza delle tue mani bendava i miei occhi. Ed ecco, nel cuore dell'estate e del meriggio ti scopro, dall'alto d'un colle calcinato, terra promessa, e la tua bellezza mi fulmi nel cuore come il lampo d'un'aquila, donna nuda, donna scura, frutto maturo delle carni piene, estasi buia del vino nero, bocca che fa lirica la mia bocca, savana dai limpidi orizzonti, savana fremente delle ardenti carezze del vento dell'est, tam tam scolpito, tam tam teso che tuona sotto le dita del vincitore. La tua voce di controllo è il centro spirituale dell'amata, donna nuda, donna scura, olio che nessun soffio può increspare, olio calmo. Sui fianchi dell'atleta, sui fianchi dei principi del mali, gazzella delle giunture celestiali, le perle sono stelle sulla notte della tua pelle. Delizia per i giochi della mente, i riflessi dell'oro rosso sulla tua pelle marezzata, all'ombra della tua chioma, e la mia angoscia si rasserena ai soli vicini dei tuoi occhi. Donna nuda, donna nera, canto la tua bellezza che passa, la tua forma che fisso nell'eterno prima che il fato geloso ti incenerisca per nutrire le radici della vita. Che meraviglia. Che meraviglia. Ti regalo le maschere, Francesco. Maschere, o oh maschere, maschera nera, maschera rossa, voi maschere bianche e nere, maschere dai quattro punti da cui soffia lo spirito, vi saluto nel silenzio. E non ultimo tu, antenato dalla testa di leone. Voi custodite questo luogo chiuso a ogni riso di donna, a ogni sorriso che avvizzisce. Voi distillate Quell'aria d'eternità in cui respiro l'aria dei miei padri, maschere, dal viso senza maschera, spoglia d'ogni ogni fossetta e d'ogni ruga che questo ritratto, questo mio viso chino sull'altare di carta bianca, a vostra immagine, avete creato. Udite, ecco che muore l'Africa degli imperi, agonia di principessa miserabile e l'Europa a cui ci unisce il cordone umbilicale. Fissate dunque gli occhi immutabili sui vostri figli sempre comandati, che danno la vita come il povero il suo ultimo vestito. Si possa noi rispondere presente alla rinascita del mondo come il lievito serve alla farina. Se no, chi insegnerà la cadenza al mondo defunto delle macchine e dei cannoni? Chi lancerà il grido esaltante per risvegliare i morti e gli orfani dell'aurora? Dite, chi renderà il ricordo della vita all'uomo delle speranze sventrate? Ci dicono uomini del cotone, dell'olio, del caffè, ci chiamano uomini della morte, noi uomini della danza, dai piedi che si rafforzano solo pestando il suolo. Grazie Gabriele per questo logos del teatro. Mi dicevi? Sì, prego. Ecco, io prima mentre parlavamo ho dimenticato una figura, no che l'ho dimenticata, l'ho lasciata per ultimo ma non per ultima ed è Anna Giancola. Sono da 15 anni che, che ci sostiene, è la persona più anziana in servizio con l'associazione Presenza Confini. Ma anche Anna De Meticis, ma anche Ramona, tutte quante. Però volevo ricordare Anna, che è Avezzanese ed è la persona che è più, di Avezzano: è la persona che ha sostenuto Help Senza Confini da tantissimi anni. È la persona che è, diciamo, è quella che si è avvicinata prima, prima di tutto. Volevo dire che loro, Anna Giancola. E Mara hanno appunto, diciamo, una, una sono due figure importanti per quanto riguarda la referenzi referenzialità sui temi della pedagogia e dell'educazione interculturale, anche con i rapporti con le scuole e tutto quanto. Eh, chiaramente ho ringraziato anche Anna De Medicis, ma tut tutte quante. Insomma. Io volevo dire una cosa, magari prima di lasciare la parola per le chiusure, Raffaele. Io oggi ho vissuto un momento bello, no? sono state de dette tante, tante parole, le parole peggiori mi sono state dette da due amici, da Ilio e da Abramo, però insomma questo è quello che solitamente accade, però quando te ne hanno dette le peggio di, di, di sentirsi dire irresponsabili è una delle cose più belle che uno possa... Incosciente, Incosciente. quindi questo è, mai eh, eccetera eccetera. In Africa si impara una cosa fondamentale: il concetto del tempo, la lentezza, il concetto del rispetto e poi una cosa fondamentale, l'udito a, a scivolo. Le cose belle restano impresse, quando le cose sono negative entrano da, una, da un orecchio ed escono dall'altra, subito, in dieci secondi. Io voglio dire una cosa all'assessore e anche alla dottoressa Ottavi. Io vi do la mia totale disponibilità qualora voi doveste aver bisogno della mia, della mia figura, io vi do la mia disponibilità per il tempo che posso dare a disposizione del, del Comune, potete contare su di me per qualsiasi iniziativa, per qualsiasi, io lo faccio nella maniera più gratuita possibile per questa straordinaria città che è la città di Avezzano. Quindi grazie a tutti.